Ci troviamo nel primo dei 200 drive-thru della difesa, nell'ambito dell'operazione IGEA lanciata dal Ministro della Difesa, onorevole Lorenzo Guerini. Queste strutture sono attive per l'effettuazione dei tamponi in favore del personale militare, degli aventi diritto, di tutta la cittadinanza e, allorquando saranno perfezionati gli accordi con le autorità sanitarie delle regioni, saranno gestiti anche dalle ASL locali. È una struttura molto semplice, proprio per consentire a tutti di non avere nessun problema nell'ambito dell'accesso. Vengono registrati all'ingresso, seguono il percorso indicato dal moviere e ci sono varie stazioni. Alla seconda stazione in particolare avviene l'accettazione vera e propria, dove vengono controllati i documenti. Una volta controllati i documenti vengono avviati verso la tenda struttura per l'effettuazione del tampone. Una volta effettuato il tampone basta seguire la segnaletica per l'uscita. In particolare, il valore aggiunto di questa struttura, appunto ci troviamo nell'area Bonivento, che è una pista di scuola guida, è la capienza. Possiamo accogliere circa 400 veicoli, in questo modo non congestioniamo il traffico esterno e non diamo fastidio ovviamente alla cittadinanza locale. I campionamenti, una volta prelevati, vengono depositati in un apposito frigorifero nel rispetto degli standard sanitari e poi trasportati al Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare Celio per le analisi. La struttura, l'organizzazione è molto snella, l'assetto sanitario è composto da un ufficiale medico e tre sottufficiali infermieri che sono quelli, gli operatori che materialmente effettuano i tamponi, mentre per quanto riguarda le attività di gestione della circolazione interna abbiamo un assetto composto da un sottufficiale e quattro graduati. E questa struttura è aperta tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 14. Il personale per affluire deve portare la ricetta dematerializzata. In questo momento, fino a tutt'oggi, abbiamo effettuato circa 400 tamponi. È previsto che a regime ne faremo 600 al giorno. L'operazione IGEA, lanciata appunto dal Ministro della Difesa, prevede al termine dello dispiegamento dell'intero dispositivo su tutto il territorio nazionale l'effettuazione di 30.000 tamponi al giorno.